Per il settimo sabato consecutivo, la Protezione Civile di Taranto ha voluto fare un gesto di solidarietà nei confronti di chi è più sfortunato, donati pasti ai senza tetto, accolti nella mensa della chiesa San Pio X di Taranto. Grazie alla generosità di alcuni commercianti e privati è stato possibile compiere un gesto caritatevole che consente ai bisognosi di sfamarsi grazie ai volontari del gruppo di Taranto della Protezione Civile e a coloro che operano all'interno della mensa dei poveri della parrocchia con lo stesso spirito. Un bel gesto che fortunatamente a Taranto sta pian piano diventando consuetudine. Infatti, da quasi 2 mesi, come dicevamo, le donazioni hanno cadenza settimanale e così in mattinata i volontari hanno distribuito buste colme di generi alimentari di prima necessità. Come sempre era presente il funzionario della Protezione Civile di Taranto, Raffaele Russo. Noi abbiamo ascoltato Anna Stenga, vicepresidente del gruppo dei volontari del capoluogo ionico. Siamo al settimo sabato di consegna per i senza tetto. Oggi dobbiamo ringraziare la Todis che ci ha donato del pane, panificio di lena, e abbiamo anche aggiunto del latte e biscotti. Quindi sperando di dare, insomma, un po' di ossigeno a questi poveri, insomma, senza tetto. Speriamo che anche nelle prossime settimane sia possibile dare qualcosa. Fin quando potremo, lo faremo. Noi ci siamo.